Allora ragazzi, io chiamerei a questo punto un signore che ho scovato, che abbiamo scovato sull'internet, che si chiama Stefano Bellagamba, che sostiene anche di essere un agente segreto, un ex agente segreto, e si ritiene perseguitato nella sua vita con cose gravissime dalla CIA e di riflesso anche dal nuovo ordine mondiale. No, vai per favore, col telefono, vai. No, per favore. Sì, pronto. Sì, Stefano? Sì, sono Stefano. Sì, salve, buonasera. Mi chiamo Cruciani, chiamo da Radio 24, buonasera. Buonasera. Senta, Stefano, io ho letto alcune cose che riguardano le sue denunce contro la CIA, che mi sembrano molto gravi, no? Molto grave quello che le sta succedendo, quello che le è successo. Sì, sì, è vero, molto, da tanti anni. È molto grave. Praticamente la CIA la perseguita, in pratica. Sì, dal 1952 in poi ha fatto degli esperimenti dopo la Seconda Guerra Mondiale usando gli scienziati e i tecnici e sì. I medici nazisti. E qui si tratta non di sistemi ordinari, si tratta di controllo satellitare con i satelliti della CIA, sì. Che sono satelliti di estrazione militare e di contesti militari, sì. Che hanno installato a bordo delle armi particolari che non sono più armi di tipo ordinario, sì. O convenzionale, ma sono armi di due tipi. Una è l'arma classica, tra virgolette, classica ad energia diretta, sì. Dei generatori di microonde, generatori laser a punto di focale. Lei è sicuramente uno di questi degli obiettivi? Assolutamente sì, per il controllo cerebrale, cioè il controllo neurale a distanza, molto come grande, un laboratorio, sì. Con l'MK Ultra, il loro progetto ordinario, eccetera, sì. Hanno capito che potevano effettuarlo a distanza. Ecco, ma quante persone controllano secondo lei? Attualmente, come noi ci chiamiamo targeted individual, perché praticamente siamo degli individui mirati dai loro sistemi, sì. Dai loro satelliti. Sì. Dunque, le faccio capire, l'arma psicotronica o arma neurale, sì. O qualcuno poi oggi le chiama, i ricercatori le chiamano anche armi elettromagnetiche, sì. Sono terribili, molto molto peggio di qualsiasi arma convenzionale, anche la più appunto. Terribile, atroce, sì. Sia mai esistita, anche perché chi comanda il cervello non è che può comandare il cervello di una persona soltanto, ma le possono comandare decine, centinaia, migliaia di effetti, milioni. Mi faccia capire, gli effetti sulla sua vita concreta? Ma hanno delle motivazioni per far questo, perché c'è un progetto particolare che è stato organizzato da dei personaggi psicopatici criminali a livello del mondo atlantico. Sono, sì. Tutti americani, soprattutto banchieri, certo. Tipo Rothschild, Rockefeller, eccetera. Ma i Rothschild pure vogliono controllare le persone attraverso queste armi. Certo, certo, certo. Ma sono, purtroppo i Rothschild è molto grave. Lei sta dicendo delle cose gravissime. No, lei sta dicendo delle cose molto molto gravi, molto gravi. Scusi un attimo, però voglio capire sulla sua vita, sì. Concretamente, durante la giornata, come influisce questo controllo? Questo è incredibile. Prima di tutto hanno iniziato dandomi degli impulsi, sì? Al cervello. Ecco. E si parla di V2K, la V2K sarebbe quella che viene chiamata anche tecnologia di telepatia artificiale o sintetica. Praticamente, sì. Loro con quest'arma riescono a entrare nella mente delle persone e parlare direttamente nel cervello. Mi hanno distrutto professionalmente, economicamente, finanziariamente, a livello di famiglia. Mi hanno ucciso mia madre, hanno ucciso mia madre, assolutamente, dopo anni di torture e di distruzione a tutti i livelli. Ma perché lo fanno, secondo lei? Perché uccidono le persone? Perché vogliono controllare perché la mente? Io leggo da qualche parte addirittura che provocano delle erezioni forzate. Possono fare sia le erezioni forzate sia l'opposto. Possono simulare e generare tutti i tipi di emozioni e tutti i tipi di reazioni biologiche. E lei ha avuto anche reazioni forzate? Purtroppo ci sono anni che agiscono anche in quel modo. Però scusi un attimo, io voglio capire una cosa. Questa cosa qua, sì. Che lei sta denunciando da tempo, immagino, è una cosa molto molto grave, cioè è una cosa incredibile. Cioè lei sta parlando della CIA collegata, certo. Con, immagino, il nuovo ordine mondiale, collegata con i Rothschild, esatto, che esatto, controlla i cervelli delle persone. Io so da conti fatti che, sì. Siamo intorno a 2 milioni nel mondo. Cioè 2 milioni controllati dalla CIA. Controllati dalla CIA. Quelli consapevoli. Quelli consapevoli. Probabilmente siamo molti di più. Siamo molti di più. Scusi, come si collega, ripeto, per esempio, tutto questo alla guerra, che all'Ucraina, eccetera? Come si collega tutto la questo? La guerra all'Ucraina è un discorso che riguarda la CIA, però sì. qui si esula un po' dal contesto, sì. Sì, psicotronico, sì, secondo me.
però è sempre il discorso della, qui si tratta della NATO, cioè praticamente il sistema imperialistico americano si è espanso verso est, certo. E hanno voluto invadere anche l'Ucraina. Dal 2014 in poi hanno creato un colpo di Stato voluto dalle e dunque lì è Putin che ha reagito, diciamo, ad un attacco, diciamo. Esatto. Ma Putin è al corrente di queste cose, perché l'ha detto anche in conferenza stampa. Ah, ecco, è al corrente di questo tentativo di controllo delle menti. Certo, no, ma lo sa proprio. A parte il fatto che l'ho scritto anch'io, diversi documenti, Putin, ho mandato le prove, scusa, eccetera. A Putin direttamente, no? L'ho scritto io due anni fa. Non ha risposto, però. Non mi ha risposto, no, Putin, però. Putin dico, no, ovviamente avuto. Non ha risposto. Senta, io ho sentito con grande attenzione. Però scusi un attimo, aspetta un attimo, io voglio capire una cosa. La CIA. Io sento queste cose e sento il dramma, però, nella sua voce, scusi. Quale dramma? Scusi, io sento il dramma, nel senso che lei mi deve dire, però, quotidianamente, questi influssi che vengono da fuori, come influiscono sulla sua vita? Adesso, l'ultimo influsso che lei ha subito, quando è stato, per esempio? È stato mezz'ora fa. E che è successo? Ero fuori, sono arrivato a casa con il mio furgone, sì. E mi hanno condizionato per tutto il percorso, parlano nella testa, sì. Assolutamente. Ma che figli di puttana! Il problema è che è incredibile. Loro sono il braccio operativo e militare del nuovo ordine mondiale, ovvero sia di quei personaggi Rothschild, eccetera. Magari. Scusi, però un altro contatto che lei ha avuto, mi spieghi, nei giorni scorsi, altro contatto che lei ha subito, diciamo, mi scusi, sento un'altra voce in parallelo, sì. Non so chi sia. No, è mio collega. Mi scusi, io ho semplicemente una perplessità proprio di fondo, che capisce la mia scetticismo. Lei parla del problema dei Rothschild, è un po' di scetticismo, sì, perché lei dice Rothschild da CIA le hanno messo. E sono un po' scettico. Mi consente, se posso dire, sono un po' scettico. È giusto essere scettico. Come superare questo scetticismo? Aspetta, come superare questo scetticismo? Cioè, ci dia una notizia, una cosa che ci faccia capire. Mi stanno controllando la mente, questo è il punto. Perché sono stati mesi, settimane intere, io pianto continuamente senza tregua, ma non soltanto perché hanno ucciso mia madre, hanno distrutto mio padre, l'hanno accecato, stanno sparando su mia figlia. Come adesso stanno sparando? Piano, perché come stanno sparando? Stanno sparando con l'arma NG diretta, stanno condizionando mia figlia. E lei non fa niente? Lei non fa niente? E che faccio? Sua moglie che dice? Mia figlia è sicuramente condizionata da molti, molti anni con le armi psicotroniche, ma non è solo quello, c'è un altro problema, che usano anche armi a energia diretta, cioè soprattutto generatori microonde. Siccome sto denunciando ovunque, ho fatto un'infinità di denunce, ma non succede niente, evidentemente. Nessuno interviene, per forza. Hanno creato già una task force a livello di comunità europea grazie alle nostre denunce. Mi scusi direttore, l'unica cosa che devono creare è una task force sanitaria, mi dia retta. Lo dico veramente, con grandissimo affetto. Il mio collega affetto. Pensa che lei sia pazzo, capito? Io penso oggettivamente. Magari se fossi pazzo sarebbe un'infinità. Il suo problema non si chiama né CIA né Rothschild, si chiama schizofrenia. Bravissimo. E lei chi è per dire queste cose? Non c'è Rothschild, non c'è la CIA, non c'è nessun controllo da remoto. E a lei chi l'ha mosso? C'è un delirio. Sono io che piango, non lei. Io questo scetticismo non lo capisco. Ascoltate, io sono abbastanza gentile, però siccome vengo da un mondo difficile, io non sto qui a farmi prendere in giro lui è scettico, io no. Metta a cuccia quel signore, perché sennò poi rispondo anche male, e so anche farlo. Io vengo da un mondo militare, e vuole sapere le cose, io vi rispondo. Se sì, non si lascia sì, perdere. Sì, ha ragione, lei tanto ha ragione. Tanto produco le mie però senza minacciare vi venga a trovare, so dove trovarvi, perché non è il caso. Guardi che a me mi minacciano da anni, ho capito, ma non c'entriamo niente. Sai che tutti i giorni mi minacciano direttamente con la tecnologia V2K, informatevi cos'è la tecnologia V2K,
V2K invece del cazzo. Di dire stupidaggine. Però scusi un attimo, io voglio capire una cosa. Si informi, no, dica a quel signore, non so chi cavolo sia, le dica, Parenzo, dica di informarsi su internet. Vabbè. E guardare, che cliccare armi psicotroniche. Sì. Dicono c'è V2K e guardare che cos'è. Non clicco un cazzo di armi psicotroniche. Non clicco un cazzo, va bene? Ok, però, a me non le frega un tubo. Scusami, Stefano, scusami. Sì, bella gamba, sì, scusami, sì. Scusi. Lui è molto scettico. Adesso lo faccio stare zitto perché è sempre molto scettico. Non so perché. Quando sente queste cose non ci crede. Quando sente queste cose non ci crede. No, vabbè, ma lui è così. Quando sente certe cose diventa matto. Quando sente la parola Rothschild va al manicomio. Io che cosa ci posso fare? Ogni volta davanti perché, alla parola. Perché ebreo? Sì, però questo non c'entra. È di estrazione ascanesita, telmudica come questo, Rothschild. Questo non lo so, Rothschild. Questo non lo so. Non lo so perché non sono esperto di questa cosa. Perché che allora mi faccia un favore, dica a quel signore che non so chi sia, che sì. Io non sono antisemita, sì. Anzi, ho un infinito, molti amici che sono ebrei, anche qui in Francia. Ma scusa, amici, ma di livello incredibile. Ma il suo unico vero amico è lo psichiatra. Il suo unico vero amico dovrebbe essere lo psichiatra. Fine. L'unico vero amico. Stai zitto un attimo, io voglio capire una cosa. Questo controllo che le viene fatto, lei dice sì. Quotidianamente a lei e la sua famiglia, tanto da mettere in difficoltà tutti, addirittura all'uccisione di alcune persone, dovrebbe essere certo. Denunziato ad altissimi livelli. Cioè, se una parte della sua famiglia è stata uccisa, ma lei guardi, dice. Ma guardi, è una cosa gravissima. Se riesce a silenziare un attimo, sì, sta zitto, collega, in questo momento sta zitto. In questo momento sta zitto. Io le denunce le ho fatte già dal 2018. E perché non si è mosso nulla, però? A tutte le istituzioni italiane, tutte le istituzioni francesi, è all'Interpol pazzesco. Di Lione. E che è successo? Al Tribunale, alla Commissione Suprema dei Diritti Umani di Strasburgo, al Parlamento Europeo. Ora sto scrivendo un'altra denuncia. Ma portiamo avanti questa cosa qua. Io in prima persona voglio esporre in prima persona come conduttore radiofonico di una trasmissione importante su Radio 24. Lei denuncia uccisione di familiari, controllo mentale da parte della CIA del nuovo ordine mondiale, esatto. Di milioni esatto. Di persone, e lo racconta in prima persona, ma è una cosa di una gravità assoluta. Non sono solo io che racconto questo, ci sono tante persone che non sanno che si tratta della CIA. Molte persone parlano di gang stalking organizzato, ovvero sia di stalking di gruppo. Tanti pensano che siano mafie trasversali, locali. Invece è la CIA. Ma per forza, perché questo lo so perché ho dei contatti, e lo so perché ho dei contatti da sempre, perché sono in quell'ambiente. Sì, ma hanno ucciso, hanno ucciso dei suoi parenti perché ho deciso di denunciare tutto questo. E loro mi hanno avvertito tramite i loro sistemi, che attualmente non sono più tramite operatori direttamente. Si parla di intelligenza artificiale, e questa è la cosa più complicata da comprendere e da credere. Maestro, la richiamerò. Si parla di AI. Bella gamba, la richiamerò. Sì, va bene, d'accordo. La ringrazio. Grazie a lei. Ma cosa ringrazi? Grazie, arrivederci. Lavori nel turismo e vuoi.